Nel 1943, dopo la disfatta italiana e la firma dell'armistizio, Trieste viene occupata dai tedeschi. Vinta la Germania nazista, la città viene occupata dalla Jugoslavia del maresciallo Tito. I titini si abbandonano a violenze e saccheggi. Dall'Istria e dalla Dalmazia continua il grande esodo delle popolazioni di lingua e cultura italiana. Dopo 40 giorni, gli anglo-americani ottengono lo sgombero jugoslavo da Trieste, dove si costituisce il governo militare alleato. La Venezia Giulia viene divisa in zona A e B. L'intera Istria, Fiume e la Venezia Giulia orientale devono essere cedute dall'Italia alla Jugoslavia, mentre Trieste, Gorizia e la città di Pola restano sotto l'amministrazione alleata. Nel 1946 le grandi potenze decidono. È sancita la creazione del territorio libero di Trieste. La zona A viene sottratta anch'essa alla sovranità italiana. Negli anni successivi, però, le potenze stabiliscono che l'intero territorio libero sarebbe dovuto ritornare all'amministrazione italiana, ma dopo anni la gente si chiede quando le dichiarazioni saranno messe in pratica e qualcuno sospetta che gli alleati caldeggino l'idea di regalare Trieste a Tito quale premio per la sua rottura con Stalin. La tensione sale, anche nelle strade. Gli inglesi sono diventati gli avversari di piazza, ma è chiaro a tutti che il grosso timore riguarda una nuova occupazione titina. Come va? Vai via! Vai, vai! Vai via! Stai! Bastardi! Bastardi inglesi! Lorenzo, basta così, andiamo! Bastardi inglesi! Anni. Andati. Bastardo. Lorenzo, calmati. Vieni sotto. Ha visto anche lei come menavano, no? Ho visto, sì. Mi hanno quasi rotto la cinepresa. Ha ripreso tutto? Sì, ogni cosa. Che vedrà quello che ha filmato? Il cinegiornale lo vedono in parecchi. Speriamo. Io sono Lorenzo. Piacere, corso, non Franchi. Ma allora per lei quel cineoperatore che è stato arrestato? Già. Ma neanche espulso, ma sono ancora qui. Anche noi delle medie scenderemo in piazza. Bravo. Tu faresti bene a startene a casa. Restaci tu a casa, io non lo farò. Mario! Mario! Generale, i suoi ospiti mi pregano di ricordarle che l'attendono in sala riunioni. Ma certo. Certo, gli dica che sto arrivando. Sì, signore.
corso. E tu che ci fai qui? Voglio diventare anch'io un cinoperatore. Sei sicuro? Certo, è facile, basta avere una di quelle. Non è così semplice, Mario, non è così semplice. No, non toccare. No, l'obiettivo. Perché filmi il castello? Perché là dentro si decide del vostro futuro, Mario. Comodi, comodi. Veniamo subito a dunque. Generale, il compagno Tito è pronto a muovere su Trieste, se gli anglo-americani lasceranno la città. Il futuro della zona A è ancora tutto da decidere. Ha un gran bell'appetito il vostro dittatore, ma è meglio che non si faccia illusioni su Trieste. Lei diceva le stesse cose anche dell'Istria, caro De Zinis. Sarete cacciati anche dall'Istria, caro Adici. E tosta! Signori! I governi alleati hanno tenuto conto del carattere prevalentemente italiano della zona A. Dunque, ogni discussione appare assolutamente superflua. In ogni modo, non saranno tollerati ulteriori incidenti. L'esposizione del tricolore rimane vietata su tutto il territorio. Anna ha detto che sei stata in prigione. Cosa hai fatto? Io niente. Ha fatto tutto lei. E perché? Perché questa può essere più pericolosa di un fucile. Tieni, prova. Accidenti, quanto pesa. Dovrai farti spalle robuste. Ah, De Zinis, le consiglio di far riflettere quel suo amico sindaco. Se dovesse continuare con le sue provocazioni, sarebbe estremamente pericoloso. Generale, io farò il possibile, ma c'è un piccolo problema, il signor sindaco italiano. Oh, questo è un problema al quale porremo immediatamente rimedio. Eccellenza, lei parla a nome del maresciallo Tito. Scusi, generale, era una battuta. In effetti noi vogliamo molto bene a quelle popolazioni. I profughi dalmati istriani non la pensano così. In effetti abbiamo abbattuto molti leoni di San Marco, ma la nuova Jugoslavia ne farà di più belli. Quei leoni avevano 500 anni. La nuova Jugoslavia ne farà di più antichi. Dov'è il sindaco? Vedo che continua a ignorare gli ordini del generale Winston. Ammaini subito la bandiera, lei qui è solo il sindaco. Abbassi il tono, maggiore. Questa non è una colonia britannica, ormai questo è suolo italiano. E non creda di mettermi paura con quella rivoltella. Ammaini la bandiera, sindaco. Vorrei insegnarle il suo mestiere, maggiore. Ma se una folla si è radunata in tutta la città perché avete strappato di mano una bandiera ad un ragazzo, cosa potrebbe succedere se ne togliete una dal municipio? Me lo dica lei. Hai spedito il materiale a Roma? Aspettavo di avere qualcosa di più succoso. I primi piani dei ragazzi picchiati non sono abbastanza, eh? Se continui così dovrai tirar sassi davanti all'obiettivo. Questa è una buona idea, sì. Cristo santo, Corso. Sembra tu sia contento degli scontri. Ah, sì? Allora ti faccio vedere qualcuno che è più contento di me, eh? Vieni. E allora? Tiratela giù! Sì, signore! Generale, non crede che la situazione vi stia sfuggendo di mano? Nulla a Trieste ci sfuggerà di mano. Mi dica piuttosto, chi mi garantisce che le armi che il suo governo ha mandato a Trieste non finiranno nelle mani dei dimostranti? Quelle armi non sono qui per essere usate contro di lei, lasciate che sia Agic a preoccuparsene. Quando ce ne saremo andati, sarete liberi di scannarvi.
Ma per adesso vi ho già raccomandato di non crearci altri problemi. I tempi sono ormai maturi per il ritorno italiano a Trieste. Avete preso una saggia decisione. Via! Scappiamo in chiesa! Io non ce la faccio più. Ci teniamo tutti a Trieste. È soltanto che non bisogna cercare lo scontro per forza. No, Maria! Ci sono altri modi. Quali? Me lo dici? Ci hanno aggredito. So soltanto che non ho voglia di passare le mie giornate ad aspettare te che vai a tirare i sassi in piazza. È questo che pensi di me? Che sono un incosciente che si mette a tirare i sassi per strada? Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo, scendi giù! I cerini stanno picchiando tutti in chiesa! Vieni giù, sbrigati! Aspetta! Corso. Sei arrivato tardi, Indro. Ma cos'è successo? Questa volta il direttore sarà soddisfatto, o no? Mi vuoi dire cos'è successo, per piacere? Gli inglesi non hanno molto apprezzato la manifestazione di stamani. Non lo molli mai, è il tuo cinismo. È il mio lavoro, Indro. Buon lavoro, allora. È il mio lavoro. Portatela via. Gliacchi. Adesso ci sarà qualcuno a cui interessa tutto questo, no? Perché non li prende? Perché non li prende più? Riprenda! Guardi tutta questa gente! Non è coi martiri che cambierete le cose.
A dispetto degli incidenti non voluti, il nuovo nucleo mobile si è comportato bene. In generale vuole un esempio per tutti. E avrebbe designato lei, signor Maggiore, per dare questo esempio? No, io devo solo mantenere l'ordine. C'erano degli elementi sovversivi mescolati tra la folla e c'è una precisa ordinanza che vieta espressamente qualsiasi manifestazione. Ma certo, donne, bambini e persone anziane. È il vostro comportamento che esaspera le persone inoffensive. Nobile, civile Desinis. In viale 20 settembre un altro veicolo della polizia è stato dato alle fiamme da quelli che lei chiama elementi inoffensivi. Hanno devastato la sede centrale dell'istituto militare inglese. Hanno preso d'assalto e saccheggiato l'hotel Regina, dove dormono i nostri ufficiali. Hanno sfasciato il cinema dell'esercito britannico, bruciato una moto della polizia, frantumato le vetrate della biblioteca anglosassone. E lei li definisce inoffensivi. Comunque, io ho dato ordine di distribuire munizioni a volontà alle nostre truppe. Molti studenti sono già in piazza. Hai fatto bene ad avvertire quel giornalista. Allora che facciamo? Non lo so ancora. Forse non dovremmo dirglielo, eh? Ti abbiamo deciso per lo sciopero delle lezioni. Andiamo. Mi faccia capire bene, generale, è un morto quello che lei vuole? Oh, Desinis, lei mi sta annoiando! Io lo so quello che state facendo. Voi state distribuendo armi per proteggervi da una fantomatica occupazione jugoslava. E intanto mettete le pietre in mano ai ragazzini. Per quanto la riguarda, lei è destituito dal suo incarico. E per quale ragione? Per imperizia? Generali, i triestini già vi odiano. Cosa volete dimostrare al vostro amico Tito? Gli americani non usciranno dalle caserme e la responsabilità sarà soltanto vostra. Come sempre. La polizia ha avuto l'ordine di sparare. Ma è assurdo! Lo so, non è uno scherzo. Due di loro mi hanno avvertito 10 minuti fa. Sì, è vero. Gli inglesi da noi ci viene una buona paga, ma non per questo ci spareranno addosso. Ma è la consacrazione della Chiesa! Ma non avete visto cosa sono capace di fare? La maggior parte della polizia è filo jugoslava, non si faranno alcuno scrupolo. Sarà anche pericoloso, ma io preferisco essere italiano. Anche con i carabinieri il porto lo sfascio. Sono stufo di queste occupazioni. E anche whisky e sigarette a metà prezzo non mi interessano. E gli americani sono soltanto degli ignoranti che pensano ai loro interessi. Così gli inglesi sono dei bastardi che ci stanno per vendere agli slavi. E allora vogliamo permettere a questa gente di gestire le nostre vite? Andiamo. Bel comizio. Che fai, vieni con noi? Non ti preoccupare, non spareranno. Che significa? Anna, la polizia ha avuto l'ordine di sparare e noi abbiamo deciso di manifestare. Oh, ti prego, Lorenzo, non andare. Se è vero quello che dici, sarà molto peggio di questa mattina. Non possiamo più fermarci adesso. Hai visto che cosa è successo in chiesa? Andiamo. Anna, non ci succederà niente. Al massimo spareranno qualche colpo in aria. Non sono una stupida, lo so come vanno a finire queste cose, lo sai. Non verrà neanche a messa. E dopo? Cosa succederà dopo? Adesso riposa e torna al lavoro. Tu stai a casa con la mamma e non uscire per nessun motivo. Ma l'avevi detto tu che era giusto andare in piazza. E adesso ti dico di stare a casa, non vedi come hanno ridotto tua madre? Mario, papà ha ragione, ti prego. Non fare di testa tua questa volta, eh. Thank you.
ci vai mai a scuola, no? Non vieni alla chiesa. Non posso. Ho da fare. Se vuoi posso fare io delle riprese. No, lascia la macchina. Senti un po'. Tu vuoi ancora fare l'operatore? Guarda che non avrai molti amici con questo mestiere. Ma non era importante, così tutto il mondo vede quello che succede qui. A chi vuoi che gliene freghi di voi? No, non è vero. E a te che non frega niente di nessuno. Fai tutte queste foto, ma che ne sai tu di noi? Omnipotens et misericors Deus. Allora, che ne dice il grande operatore? Credo che oggi di materiale buono ne avremo parecchio. Andiamo. Una folla commossa si è radunata sul sagrato della chiesa per assistere alla messa di riconsacrazione. Là dove il sangue è stato versato qualche ora fa, si tenta di cancellare l'orrore con la funzione religiosa. Guarda, c'è corso. Lascia stare quell'avvoltoio. Anna, se si vede quello che sta succedendo, sarà meglio per tutti. Ehi, Corso! Corso, riprenda questo! Dai, vieni! Certo che siete coraggiosi, eh? No, siamo esasperati, è diverso. Mi aspettavo tutte queste persone dopo stamattina. Perché lei viene da fuori. Non si può pretendere che capisca le ragioni di queste persone. Pare che la polizia abbia avuto il buon gusto di non farsi vedere. Sarebbe stata una mossa stupida. Questa volta sarebbero stati ricacciati da dove se ne sono venuti. Pensavo foste qua solo per la consacrazione. Ad nostri umiltatis. Proitum sanctorum quorum meritis, fugat demonum, angeli pacis ingressus, per Christum Dominum nostrum. Scusami. Immediatamente sparo io su di voi, è chiaro? Lorenzo, ti spalerà da addosso!
Prendi questo. Vai. Puntate! Guarda! La polizia ha aperto il fuoco sulla gente inerme. Si sentono fischiare le pallottole, tutti stanno gridando. Da dove siamo non si vede perfettamente, ma probabilmente ci sono anche dei feriti. Hanno appena smesso di sparare. Sulla piazza c'è uno stranissimo silenzio. Molta gente è scappata. Il prete con i chierichetti si sono rifugiati nella chiesa. Si sentono dei lamenti. I jeep militari sono ancora sulla piazza. Quello a cui abbiamo assistito oggi ha dell'inverosimile. Questo materiale è straordinario. Mi compiaccio. Era da un anno che non giravi più, eh? Avevo bisogno di staccare un po'. Certo che Trieste ne ha date di soddisfazioni. Corso. Guardali lì. Che diavolo avranno da festeggiare. Beh, sono contento che sei di nuovo dei nostri. Abbiamo bisogno di qualcuno per l'Algeria. Mi dispiace, direttore, credo che dovrà trovare qualcun altro. Per il momento ne ho abbastanza di macchine da presa. E quelle riprese, allora? Una promessa. Una promessa fatta a degli amici.